approvato l'assestamento di bilancio. A Torino un'unica ASL. Giornata della trasparenza 2016. In apertura della seduta del 29 novembre il Consiglio regionale ha commemorato Anna Maria Vietti, già sindaco di Lanzo, parlamentare, consigliere e assessore regionale. L'Assemblea ha poi approvato l'assestamento di bilancio e nella seduta del 30 14 ordini del giorno collegati. Via libera anche alla fusione per incorporazione di due comuni nel biellese. Il 6 dicembre, infine, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di deliberazione che accorpa le due aziende sanitarie locali di Torino. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 29 novembre a maggioranza la legge di assestamento di bilancio che prevede investimenti per 60 milioni di euro. Di questi, 10 milioni sono destinati all'edilizia scolastica, altrettanti agli interventi di prima emergenza derivanti dai danni causati dall'alluvione. Collegati all'assestamento sono stati approvati anche 14 ordini del giorno, quasi tutti presentati dalle opposizioni, su trasporto pubblico locale, welfare, sicurezza del territorio, cultura, sport invernali e legalità. Dal 1 gennaio 2017 Torino avrà un'unica azienda sanitaria locale. Lo ha deciso il Consiglio regionale che il 6 dicembre ha approvato la proposta di deliberazione della Giunta che accorpa le due attuali aziende sanitarie del capoluogo piemontese. Dal 1 gennaio 2017 il comune di Selve Marcone nel Biellese diventa parte di Pettinengo. Il Consiglio regionale ha preso atto del risultato favorevole del referendum che si è svolto nei due comuni e ha approvato la legge. È il primo caso piemontese di incorporazione, nuova fattispecie di fusione di comuni prevista dalla legge Delrio. Accesso civico a tutti i documenti e agli atti della pubblica amministrazione e prevenzione della corruzione. Sono stati questi i temi della giornata della trasparenza 2016 della Regione Piemonte, che si è tenuta nell'Aula Magna della Scuola di Applicazione dell'Esercito. Durante l'incontro è stata presentata la versione rinnovata di Arianna, la banca dati normativa del Consiglio regionale, che consente una migliore accessibilità anche da dispositivi mobili.